a Bruxelles per parlare di Europa e per capire più da vicino il meccanismo di un impianto così ampio e complesso, tanto da racchiudere l'organizzazione delle regole che disciplinano la vita delle persone di ben 27 paesi. Tanti sono ad oggi quelli che compongono l'Unione Europea. I ragazzi, scelti tra i migliori dell'Istituto San Benedetto di Latina, sono stati ospiti dell'europarlamentare Matteo Adinolfi, che insieme a una ristretta delegazione li ha accompagnati in visita all'interno del Parlamento europeo. L'obiettivo era far conoscere l'istituzione europea ai nostri ragazzi, quindi abbiamo scelto la prima scuola che è stata l'Istituto Agrario di Latina e quindi i migliori delle classi quinte sono stati scelti dal prece e dai docenti stessi, hanno fatto questa esperienza in Unione Europea, quindi abbiamo parlato soprattutto di Made in Italy perché la scuola chiaramente è proprio il settore di competenza, perché hanno l'alberghiero, hanno il settore chimico, hanno il settore agrario, quindi era proprio l'ideale per loro e abbiamo parlato proprio di tutela del Made in Italy, del Nutri-Score, del bollino nero sul vino, di tutto ciò che succede in Europa e dell'importanza della tutela dei prodotti italiani. Emozionati ma consapevoli dell'importanza di questo viaggio nel cuore dell'Europa, i ragazzi con il loro preside e alcune insegnanti sono stati poi protagonisti di un incontro sul tema del Made in Italy, organizzato in collaborazione con Mio Italia. Noi sappiamo che i prodotti alimentari sono i più copiati al mondo, dobbiamo tutelare con tutti i mezzi che abbiamo questi prodotti, anche dall'attacco dell'Unione Europea stessa. Noi sappiamo che la Francia ha cercato di introdurre il famoso Nutri-Score, cioè un sistema di etichettatura dei prodotti alimentari con le varie lettere e con questo Nutri-Score, con questo sistema algoritmo, per esempio l'olio d'oliva si trova in una posizione come le patatine fritte, oppure il prosciutto crudo si trova nella posizione come la Coca Light, quindi è un'aberrazione tutta europea. Per me è stata una grandissima occasione, un'occasione per riflettere su almeno due punti. Uno, l'istituzione europea, quindi io ringrazio l'onorevole che ci ha dato questa possibilità, la possibilità di vedere come funzionano le istituzioni europee. E poi hanno avuto l'occasione di riflettere sul valore del Made in Italy. Dal punto di vista chimico, si sono divertiti con DOP e IGP e poi hanno potuto vedere cosa significa realmente proteggere un bene prezioso che è immateriale, non si può contare. Il nome, no? Il brand, il famoso del brand, noi ce l'abbiamo in testa da molto tempo perché quando si parla di italianità si parla sempre di eccellenza.